Massimiliano Valeriani, un altro dei diffidati. Bene, amici telespettatori, non vengono diffidati soltanto i giocatori, ma sono stati diffidati addirittura tutti e 60 consiglieri del Comune di Roma, dal prefetto, che li ha diffidati ad approvare il bilancio entro 20 giorni dal ricevimento della loro diffida, quindi entro il 25. Come si sente come diffidato? Ma no, nessun tipo di effetto, perché poi siamo eletti dai cittadini, quindi in qualsiasi momento si può tornare a una vita normale. È una situazione, diciamo, apparentemente incresciosa, ma in realtà ci siamo arrivati per responsabilità ben precise. L'opposizione fa quello che è il suo dovere, il dovere di controllare e di dire con nettezza che questo bilancio non ci piace e non lo votiamo. Ma è responsabilità del sindaco essere arrivati a questo punto, aver buttato mesi e mesi di discussione. Una piramide di documenti, sembra, gli emendamenti. La piramide di documenti è stata fatta perché noi volevamo marcare una difficoltà, diciamo, ad approvare questo bilancio così come è stato presentato, ma in realtà adesso si è fatta una gran gazzara su questi documenti, ma il punto è che siamo arrivati praticamente alla fine di ottobre a discutere il bilancio. Noi invece lo stiamo rivendicando da gennaio, perché in città normali e in amministrazioni normali il bilancio di previsione si approva tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno. Cioè, questo è un consuntivo vero e proprio. Alla fine non vale neppure la pena approvarlo, forse è meglio andare avanti con i dodicesimi, quantomeno rimangano degli stanziamenti che sembra invece che oggi per il sociale vengono stornati o cambiati. No, questo non si può fare per legge, ed è per questo che arriva questa notifica, perché se non c'è l'approvazione di un bilancio tutte le spese sono sub iudice e quindi è fondamentale approvare il bilancio. Io penso che poi alla fine il bilancio si approverà, la maggioranza, se ha i numeri, continuando. Ce l'ha i numeri? Beh, l'altro giorno li aveva, oggi adesso li verifichiamo. Noi non siamo la stampella della maggioranza, noi siamo l'opposizione. Se la maggioranza ha i numeri, ha il diritto e il dovere di approvare il bilancio. Se non ha i numeri, ha il diritto e il dovere di prenderne atto e andare a casa. Ci sarà un election day secondo lei, visto come stanno andando le cose, il comune, regione? Alla fine se viene il commissario si scioglie anche l'assemblea capitolina e quindi ci sarebbe un'uniformità di votazione, non si sa nulla. Non lo so, non ne ho la più pallida idea, nel senso che sono situazioni una più diversa dell'altra. La vicenda del comune è questa, dove in attesa dell'approvazione del bilancio si ipotizza il commissariamento, però se c'è l'approvazione del bilancio, come credo, sentendo i colleghi della maggioranza che a questo punto sembra abbiano trovato una quadra e quindi sono orientati ad approvare, se si approva il bilancio in consiglio comunale credo che questa consigliatura possa arrivare al termine a scadenza naturale. Poi dipenderà dagli intrecci con la vicenda nazionale, quando si individua la data del voto utile dalla regione, che è uno scandalo inaudito. Sono praticamente quasi 50 giorni che si è dimessa la Polverini, e la Polverini si è ricoverata proprio oggi. Quindi, vabbè, a parte questo, se ricoverata per problemi sanitari, ecco, se ricoverata. Però un'altra domanda, Valeriani, pure lei sta al termine di questa consigliatura, è stato presidente per 4 anni e mezzo, 5 anni della Commissione Controllo e Garanzia del Comune, è stanco? No, stanco no. È stato impressionante il lavoro che abbiamo sviluppato. Io sto facendo fare dalla mia segreteria un lavoro di riordino di tutte le cose che abbiamo affrontato in questi anni. La Commissione è stata una centrale di lavoro importante, perché si sono riversate nella Commissione di Trasparenza innumerevoli vertenze cittadine, contenziosi tra cittadini, comitati e l'amministrazione, tante situazioni oscure e poco trasparenti dell'amministrazione alemanno, quindi abbiamo fatto un grande lavoro. Stanco no, stanco. Pronto a ricominciare la battaglia per le elezioni, non so se nazionali, provinciali, regionali, comunali? Stanco. È una botta. C'è anche uno spirito goliardico che comunque fa sempre bene. Stanco di avere questa amministrazione, quindi determinatissimo a dare il mio contributo a voltar pagina di questa città. Speriamo di avere a breve, diciamo, un quadro politico più favorevole, con un presidente della regione
che dovrebbe essere il presidente Zingaretti, quindi daremo un contributo tutti affinché ci sia questa elezione e poi mi auguro che diciamo, contestualmente o a seguire a questa elezione anche un altro sindaco, un sindaco che restituisca a questa città una... Di cui ancora non si conosce né il nome né l'orientamento, insomma deve uscire questo nome di questo candidato ufficiale. Uscirà. Al momento giusto uscirà. Lei una volta ha detto pochi giorni fa che uscirà il nome giusto. Io sono convinto che uscirà il nome giusto e sarà un nome che metterà d'accordo tutti e a quel punto non ci sarà più scampo per una destra che porta come bilancio di questi anni un bilancio secondo me deludente ma un segno negativo che va ben oltre diciamo, anche la propaganda, lo sanno anche loro, una città che in questi anni è diventata una città più intimorita, più piegata su se stessa, non è più una città che fa parlare di sé in modo positivo, adesso riempiamo le cronache dei giornali da troppo tempo per le vicende degli scandali e dei grandi fallimenti amministrativi, questo i romani l'hanno capito. Buona diffida per ora. Grazie. Anche. Ma comunque per noi dell'opposizione questa è una sorta di piccola medaglia al valore, quindi non ha un significato negativo. È meglio non essere espulsi magari come sabato con qualche romanista, no? Beh no, non scherziamo, no. Un conto sono le notifiche per le vicende. Un'altra cosa le diffide. Esatto. Buon lavoro. Grazie.